Bene, io sono colui che viene additato come razzista europeo. Io penso che il titolo di questo dibattito, no? Zingarofobia. La fobia che cos'è? E si usa in psichiatria per dire che è una paura immotivata. Allora io chiedo, ma è una paura immotivata quando ci sono i rom e gli zingari che rubano dappertutto? Certo, non tutti sono uguali, ci mancherebbe altro, però una gran parte di loro sono portati a ruberie, sono portati a usare i bambini per andare a rubare, questo lo dicono anche le forze dell'ordine, sono portati a fare in modo che i bambini non vadano a scuola per loro volontà, ma solo per andare a rubare. Allora, mi scusatemi, fate la giornata dei rom e degli zingari il 2 di agosto e gli altri 364 giorni cosa facciamo su quelli che invece sono stati derubati? In chiusura, ci sono i diritti del fanciullo qua, andate a vedere cosa fanno con i loro figli. Allora, se c'è il diritto del fanciullo, c'è anche il diritto in questa sede autorevole per me di dire il diritto al fanculo di tutti quelli che pensano che non esista il problema. Il problema esiste e non facciamo gli ipocriti. Bisogna intervenire, il passato è passato, ognuno ha i suoi diritti e i suoi doveri. I doveri sono quelli di non rubare e i diritti sono quelli di mandare a scuola i propri figli e di lavorare in maniera tranquilla e serena. Bene, grazie, grazie. E ora l'onorevole Zdechovský, 1 minuto e 30. Vážená paní předsedkyně, dovolte mi, abych na začátku. Presidente, comincerò il mio intervento chiedendo di rispondere, onorevole Buonanno, chiedendo a lei di rispondere. L'onorevole Buonanno ha fatto una serie di dichiarazioni discriminatorie razziste contro la popolazione Rom. Io vorrei che lei presentasse questo caso all'ufficio di presidenza del Parlamento. Signore e signori, i Rom sono europei, così come noi e come lei, onorevole Buonanno, e come me. È una minoranza di 9 milioni di persone, ma non sono rappresentati nel Parlamento europeo.